Sepolto accanto ai genitori nel cimitero di Bella Vista, il campione argentino Diego Armando Maradona. Ieri giornata di lutto e tensioni, ma l'omaggio di Buenos Aires non si ferma. Andiamo in diretta, c'è l'inviata Perla di Poppa. Sì, oggi il clima è più disteso, ma il dolore resta. Di fatto Maradona ha avuto due funerali, quello ufficiale voluto dalla famiglia in forma strettamente privata e quello non ufficiale della gente fuori dai cancelli del cimitero, più simile, se vogliamo, ad una curva di uno stadio di calcio. È stato paragonato per dimensioni alle esequie di Evita Perón. Rimarranno le immagini di questo fiume di gente che attraversa Buenos Aires. Oggi, secondo giorno di lutto nazionale, prosegue senza sosta il pellegrinaggio dei porteños, i cittadini di Buenos Aires, sui luoghi legati a Diego Armando Maradona. Noi abbiamo fatto un viaggio fra questi luoghi simbolo e ve li raccontiamo in questo pezzo. A voi. Un fiore nato nel fango della baraccopoli. Qui nel 60 non c'erano elettricità né acqua corrente.